Allora, Andrea, dimmi un po'. Quanti rettangoli? Ok, va bene. Vediamo un po'. Gabriele. Io ho 4 rettangoli e 2 quadrati. Ok. Lidia, tu che cos'hai? Io ho 3 quadrati. Sei sicura che siano dei quadrati? Guardali bene. Prova a girare la scatoletta dalla parte non colorata. Lì le vedi bene le forme. Sei sicura che siano dei quadrati? Allora, che cosa sono? Dei rettangoli. Quanti rettangoli hai in tutto allora? Sei rettangoli, ok. Tu, Lavinia, invece che cos'hai? Tutti rettangoli. Tu, Sara? Ok. Io ho 2 quadrati e 4 rettangoli. E tu, Camilla? Io ho tutti rettangoli. Hanno tutti proprio la stessa dimensione questi rettangoli, No, no? Guarda un po' come sono. due sono grandi, due sì, due Ok, allora la sfida adesso è cercare di ricostruire la scatola come era all'inizio. Cercando di riscocciare insieme i pezzi. Allora, attenzione a rimetterli nell'ordine giusto. Naturalmente, alcuni pezzi, 4, 5 pezzi sono già attaccati tra di loro, mentre invece c'è un pezzo che noi abbiamo staccato completamente il primo e quello sarà da rimettere poi al posto giusto. Prendi l'altro scotch, quello con la chiocciolina. Lì c'è qualcosa che non va con le linguette. È per quello che abbiamo detto di tagliare via le linguette, perché poi nel momento del momento in cui bisogna rimontare la scatola, magari ci confondono un po' le idee. Senza linguette è più facile, eh? Ok, dai che qui la scatola è quasi rimontata. Bene. Beh, diciamo che più è grossa e più è difficile mettere insieme i pezzi, però come forma non è proprio così difficile. Ecco, dai, guarda, questa è già quasi pronta. Emma, com'è stato per te? Un po' difficile perché questo pezzo dentro era attaccato con lo scotch. È stato un po' difficile. In effetti vediamo un po' come è venuto il lavoro. In effetti non è molto, molto preciso. La forma è ritornata a quella che era, ma non è molto preciso come lavoro. E Sì. invece a te? Cioè rimetterne. E sai perché? Prova un po' a capire perché. Perché l'avevi ritagliata tutta. Se tu l'avessi lasciata ritagliando solo il pezzo che serviva, ritagliare sarebbe stato più facile. Comunque vabbè, l'importante è che alla fine sei riuscita a ricomporre. Erano già nella posizione giusta i vari rettangoli. Cioè, per me è stato facile perché questo
si è staccato, questo si è, non si è staccato, allora dovevo incollare questo e questi erano già incollati. Quindi erano già nella posizione giusta. Ho provato a metterli senza lo scotch e hanno combaciato. E hanno combaciato, ok. Diego, a che punto sei? Stai tribulando per quale motivo? No, lascia fare, Gabriele, lascia fare per favore. Allora, non riesci a attaccarlo perché per nel senso di farlo combaciare? Nel perfetto. Però adesso direi che il lavoro è riuscito. Ok. La scatola è ritornata esattamente come era all'inizio. Perché il motivo è stato abbastanza facile? Questo è stato abbastanza facile perché avevo solo tre pezzi da mettere. Ripeti un po', per favore. È stato abbastanza facile perché avevo solo tre pezzi da mettere. Avevi solo tre pezzi, gli altri erano già collegati tra di loro. Sì. Ok. E tu, Elisa? È stato facile perché la scatola era piccola. Mm. E poi avevo solo questo e questo da mettere.